Io. No. Ah, ma c'è una via. No. Sì. La guardo subito, ragazzi. Sono messi a divisa, hanno fatto le persone di dovere, sono organizzato con gli turisti per fare il basta. E poi le stesse persone sono comunque quelle che magari se vedono che le sgami in corteo a fare del bello così, chiedono di non rivelare la tua identità, perché che cosa? È che quando qua mi ha fatto queste cose mi è veramente venuto a pensare, cioè ci sia qualcuno che maneggi, orchestri queste passate. Ma sicuramente ci sono anche quelli che sì, quindi l'ho visto anche il giorno prima, c'erano questi che erano stranieri, avevano tutti i tamburi, le bandiere eccetera, però cioè non mi ispira proprio molto. Vabbè, a Genova è tutta un'altra storia, comunque anche lì. Non gli sta così male qua sopra? No, non è male, no. È più peggio. Se non fossero per quei rega di Voladora cazzoni che hanno messo l'ombrellone proprio in mezzo. Altrimenti italiano. No, ho iniziato molto bene questa ripresa. Ho fatto 2-3 svarioni. Ora Morri non gioca. Ancora no. Di solito si faceva tutti i punti. Parole di Bruno, a segno. Ed è un pull eccezionale. Lanciare per fare quello e soprattutto la gente che sappia scattare. Comunque no, raga, noi abbiamo Zano, Maddy e Leo che sono delle belve, anche Chris. Nel prossimo babbo, zio. Non lo so. Raccoglie subito Mastro, Morri, finta la lancione, passa dietro lo swing per Condor, Mastro. E Franceschino, Fodesco, mamma mia. Adesso me lo guardo, se mi ti iscrivi, dopo te lo c'ho il link. Attenzione, Red Bull ingannano anche l'operatore e poi lo cacciano nel cesso, raccoglie Davide, Lama, Uncharacteristic e c'è Layout probabilmente fuori.
ripartono i Red Bull, di cui mi scuso in anticipo ma non conosco i nomi. Fantastica presa, contestata, riprende il gioco dopo la chiamata, la Fotta ha chiamato il disco a terra, sono partite anche le prime Madonne, ma questo è tutto normale per l'Ultimate Bologna. Tanto la Fotta recupera il disco e Mastro chiama time out. Adesso questo caldo è che... Morri con il disco. Feca destra. E abbiamo un foot block del numero 27 mi sembra, o 37. E la folla è in delirio. E segna. I Red Bulls si gasano a palla in quanto hanno bloccato il padrone di casa. Anche Baratta a festeggiare. Oh, ma quanto stanno? Oh, intanto qua in tribuna si suonano dei pifferi, eh? Due pari, credo. Ed ecco un acti Bruno per Cioppo. For the score. La Fotta sembra in controllo, nonostante il turnover di prima. Pronti? Red Bull! 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 Intanto una delegazione dei Red Bull Junior ci ha raggiunge in tribuna e sentite anche voi le Spizzetti! Supporto. Spizzetti! Spizzetti uno di noi! No, io non ce la farei, ragazzi. No, è una questione di abitudine, secondo me. Nonostante che sia bandita, comunque non si può dire che sicuramente ti aumenta le prestazioni. Oh, ma cioè i miei 10 euro sono spariti e le birre non si vedono. Forse è stato il... Intanto i ragazzi dei Red Bull ci informano che il foot block a Mori è stato fatto da Pingu, già diventato un eroe per tutti la famiglia Red Bull. Ricordiamo finale campionati italiani, Red Bull contro la Fotta. Il punteggio, siamo sul 3 pari. Anche lì adesso. Grazie. Io sono famoso per essere un po' sfacciato in queste cose. Chi è questo, rega?
Moro for the score, Red Bull 4-3. Ti supersonici, eh? Sì, sì, prendi le birrette, dai. Sapevo che poi la birretta ti avrebbe fatto comodo. Ti sta venendo la blasa, eh? Sono rimaste poche. Prendila, prendila. Tanto sparone di Bruno. For the score. Dai, casa? Ogni volta che sono in linea da una parte devi fare lo spirito di squadra, c'è anche il tifo, chi si inventa la cosa migliore, però capito, c'è ancora il sì, esatto, non c'è che cominciano a vederlo. Un altro punto per i Red Bull. Bravo Angella! Implacabili. Di Angella. Di Angella. Ma guarda che pullo. Anche Red Bull con un fantastico pull che finisce nella end zone della fotta. Tanto Miguel col disco. Morri. Chiamata. Guarda, guarda che le dice qualcosa. Tipico atteggiamento da gara di Morri, che è conosciuto per questo style. Ancora discussioni. Bruno. Ancora Morri. Swing Mig. Mig ancora. Coppi. Numero 58, ci ho parlato prima e non mi ricordo come si chiama. Coppi. Morri dal lato opposto del campo. Swing ancora Mig. Difesa molto stretto dei Red Bull, ancora Bruno che esce dalla marcatura. E la fotta completa con Cioppo. Ottimo pull di Mastro che sfortunatamente finisce fuori, quindi Red Bull partiranno dal break. Ripartono i Red Bull, intanto si è alzato un po' di vento. Swing the Red Bull e buco, errore, però sembra che ci sia una chiamata. Tanto il vento che spira dalla postazione dove stiamo riprendendo, tirando la linea approssimativamente a 45 gradi verso la partita. E la fotta recupera il disco. Condor non ci pensa due volte e spedisce il disco a Franceschino con il suo veramente ben conosciuto scatto killer.
solo una questione di esperienza alla fine. Dopo il pull della Fotta ripartono i Red Bull. Il vento si è quasi placato al momento. Un altro sparone molto profondo, troppo. E un Mastro con un forehand hack trova 48, un'azione felina della Fotta. Sparo da fermo di Mori che esce dall'inquadratura della telecamera. Ripartono i Red Bull velocemente. Chiappo del disco al volo, spettacolare grab. E intanto i Red Bull non riescono a guadagnare terreno, la Fotta gli sta schiacciando. Un altro passaggio al limite, continua un upline per l'ultimo sparone che però non riesce a essere raggiunto. E intanto la Fotta, che ha appena recuperato il disco con Condor, ha chiamato lo schema e lo schema è il seguente: disco nel cesso. Ripartono velocemente i Red Bull, che al contrario della Fotta sembrano veramente freschi nonostante il clima tropicale. Di solito vecchio ci sono i portatori che sono più bravi. Qualche passaggio sotto l'ombrellone e i Red Bull sembrano non ricevere resistenza da parte della Fotta, un attacco veramente facile per loro, nonostante la Fotta abbia avuto la possibilità di fare il turnover. Un altro fantastico pull della finale del campionato italiano. La Fotta ora in attacco con Mig, passa Mori, la combinazione tradizionale, classica. Ancora Mori, Coppi, passaggio sotto l'ombrellone, Coppi ancora. La folla sembra veramente eccitata nel sostegno dei Red Bull e infatti c'è un mezzo esulto nella difesa su Cioppo. Intanto la Fotta recupera il possesso del disco. Mori fa la solita finta karate. Mig, Bruno riceve, prova lo sparone e non esita a mollarne un altro in aria, che viene acchiappato da Mori, che velocemente fa swingare il disco che va nelle mani di Bruno, di Cioppo, nell'incredulità dei Red Bull. Tanto alcuni
ricordi della finale dell'anno scorso, anzi della semifinale, la fotta contro Kota, che purtroppo quest'anno ha perso la semifinale con i Red Bull, purtroppo ovviamente per Kota Rica, non per i Red Bull, che sembrano meritarsi ampiamente il loro posto in finale, dando filo da torcere alla fotta, ancora un altro layout. Quando te lo senti dire da un telecronista, che sei tu qui. Strip. Quando finisce l'azione? E intanto i Red Bull si affidano a un altro sparone che va a segno. E qui dagli spalti intanto panico per il fatto che le cartine dei Red Bull sono scivolate dal vento giù dalla gradinata, ma vengono prontamente recuperate dai giocatori junior dei Red Bull che non prendono parte alla finale. Intanto abbiamo la fotta ora in attacco che spara un altro hack di Mori, e Cioppo dimostra a tutti perché è il migliore acchiappatore di dischi in Italia. E intanto la partita ricomincia dopo l'half time. Ci siamo persi un turnover, sfortunatamente, non per distrazione. No, quindi mi confermano che non c'è stato nessun turnover. I Red Bull completano l'attacco. E intanto i Red Bull accorciano resistenze, la fotta però ancora è in vantaggio di uno. Era una gag. Bruno riprende il possesso, Mig, scambio tra i due, poi un taglio, prima o poi imparerò il nome del numero 58, e mi sembra Coppi spara per Mori, che notoriamente ha la supremazia aerea, e la fotta torna più 2. Decidendo di partecipare al burla, io quest'anno il burla lo passo. E intanto un attaccante di Red Bull viene inspiegabilmente lasciato correre verso la meta for the score, più uno fotta. La foto si trova a disco in mano con un solo punto di vantaggio. La partita, la finale del campionato italiano è apertissima. Mori riceve il disco. Passaggio upline per qualcuno dietro l'ombrellone che non riusciamo a capire chi è. Cioppo, scambio veloce, Bruno. Scambio veloce con Ninja. E intanto scelta di Hammer per Cioppo, che in qualche modo rivela la confidenza della squadra numero 1 di Bologna. La fotta che si porta più 2. E vediamo un altro pull di Mastro sul più 2, la fotta, Red Bull in attacco. Tanto mi hanno suggerito il numero di numero 58, Prandi. Oh, intanto un foot block di Condor, che mette i Red Bull in una situazione veramente difficile al momento,
ma c'è ancora tempo di recuperare. Vediamo come si gioca l'attacco, la fotta che gli potrebbe portare al più 3. E subito un throw away di Condor, ma i Red Bull subito provano il contrattacco for the score. Il 97 ancora non sono in meta, scusate un misjudge, e poi i Red Bull buttano via la possibilità di riportarsi a meno 1. Red Bull! Ma guarda, l'ira di Dio, adesso non mi ricordo neanche, però c'erano dei tortellini, bistecca ai ferri con verdure grigliate. Ottima cena da parte della Marisa. E intanto un lancio teso, forse troppo, che doveva essere acchiappato da Franceschino, che però non ha abbastanza spazio. E quindi il disco torna ai Red Bull. Un ottimo flusso dei Red Bull, che non tengono il disco in mano più di 5 secondi, devo dire. E quindi la fotta decide di stoppare con un... E il gioco riprende. Uno sparone di tre dita dei Red Bull, che però è ben difeso dalla fotta. E intanto 11-9 per la fotta, siamo al quarto turnover di questo punto. I giocatori sono visibilmente stanchi. Il disco torna alla fotta con Condor, portatore centrale. Torna indietro. Ivan Cantù con il disco indietro per Mastro. Il disco va sulla linea, uno swing difficile, in virtù di un buon pressing dei Red Bull. Il disco che torna nella meta della fotta con rischio Callan, ma il Condor si scontra con l'avversario che esprime una grandissima pressione e c'è un fallo. Riprende il gioco sempre nella meta della fotta, 11-9 per la fotta. Upline ancora per il Condor, che non esita un attimo per mollare un gigione che viene preso. Da un giocatore di cui non so il nome, me ne scuso. Ed ecco un altro pull di Bruno Main, che però finisce out of bound. Si ripartirà dal brick. Attore Barattini si prende gli applausi della tribuna mentre arriva sul pulmino e non esita a sfruttare l'aiuto di anche ragazze per trasportare il podio. E intanto i Red Bull che ripullano, noi ci siamo persi l'ultimo punto, scusate, per ovviamente omaggiare l'organizzatore del culo dei due organizzatori del CUSB, Barattini, che è arrivato col suo furgone a trasportare il podio. Intanto la fotta, che ricordiamo conduce i due punti, spara un altro, come si dice in gergo svedese, e poi in virtù di una collisione il disco ritorna ai Red Bull. Grande spirito da parte di Bruno Main. Ripartono i Red Bull, fallo chiamata. Attacca!
Intanto Bruno recupera il disco, la Fotta sembra a questo punto veramente in controllo della partita. Check del disco e ripartiamo con l'azione offensiva della Fotta, che però ahimè perde il possesso del disco e i Red Bull hanno la possibilità di tornare in gioco. Veloce flusso di passaggi e end block da parte di Cioppo. Il disco viene comunque recuperato da parte del Red Bull, che sviluppano la loro azione offensiva. Altra chiamata. Disco che check. Mori estende il braccio e contemporaneamente cerca di guardare anche chi arriva. I Red Bull sono sulla sideline, sviluppano la loro azione offensiva un po' più macchinosamente del solito e c'è un lancio che però evidentemente un po' forzato, che non viene acchiappato dalla azione offensiva, e Mig ritorna in possesso del disco. Chiama lo schema e via. La Fotta riesce a sviluppare un buon flusso. Ninja. Prandi. Morri ritorna al Mig. Bruno Main. Ricordiamo passato nel fine della Fotta recentemente dopo aver militato nella squadra di Fano. Prandi minaccia l'Hammer ma non lo fa. Coppi. Prandi. Una finta e torniamo a Coppi. Buca per Morri. E intanto grandissimo intercetto in tuffo di Simonazzi, che ci siamo persi per causa mia. E i Red Bull rispondono subito guadagnando terreno, ma non sono ancora in meta. Arriva a supporto delle retrovie e c'è una lama a segno. Intanto attacco della Fotta più uno, i Red Bull hanno accorciato le distanze. Morri raccoglie il disco in tuffo e lo spara verso Cioppo, una comunicazione micidiale che riporta la Fotta più due. Ricordo. Ripartiamo con la Fotta, per il pool della Fotta, con i Red Bull in attacco. Di che squadra siete? Io gioco nei Voladora. Condor, stile karate, che però sembra leggere le intenzioni dell'attaccante dei Red Bull sfruttando l'esperienza. 48 di nome e di numero. Condor, finta l'hammer e passa indietro a Mastro. Leggero swing di pochi metri e ancora upline per 48. Condor e la Fotta segna un punto che potrebbe essere determinante.
E intanto finisce il tempo sul 14-12 Fotta, pool di Morri. Finale campionato italiano, veramente sul finale. Red Bull cercano di ribaltare il punteggio in extremis. Swing. Tre portatori. Tifosi della Fotta molto aggressiva. Sparone. Della speranza per il Red Bull. Ma i Reghi c'hanno, la Fotta c'ha qualcuno chiamato Meru che dice no. Mastro. Qualcosa succede dietro l'ombrellone a nostra insaputa. La quantità di gente ammassata sotto i pochi metri quadri di ombra è veramente a livelli indicibili. Probabilmente l'USL non darebbe il permesso, ma questo succede d'altro alla finale del campionato italiano di frisbee. Overtromba e la Fotta ancora in vantaggio di 2 punti. Disco che torna nelle mani del Red Bull. Attacco del Red Bull, se vediamo se cercheranno di ricostruire o si affideranno a uno dei suoi, dei loro soliti hacks per guadagnare velocemente terreno. E infatti ne parte uno, la Fotta difende benissimo e Meru dice ancora no. Un ragazzo veramente potente fisicamente e ovviamente la statura aiuta. Entrando riparte l'attacco della Fotta. Upline per Ivan che molla uno svedese per Morri, che ha detto ci penso io e continua a correre come Forrest Gump. Quindi Fotta campione d'Italia 2015, ovviamente ben fatto anche per i Red Bull che, data la loro giovane età, hanno eccellentemente sfidato e fatto sudare la vittoria alla Fotta, che si conferma campione d'Italia da non mi ricordo ormai quanti anni or sono. Saperlo aiuterebbe. È politico, tipico.